Colonnello, un'operazione che per portarla a termine ha richiesto del tempo, però è davvero brillante anche perché diciamo che ciò che è stato rubato no, è olio, è una cosa un po' particolare anche come è andata. Si può considerare conclusa l'indagine e i dettagli? Condivido perfettamente la sua valutazione, sono particolarmente soddisfatto perché innanzitutto è un'operazione classica, come da sempre hanno lavorato le forze di polizia e i carabinieri, un'attività di indagine che è iniziata un anno fa e che si è, come dire, estrinsecata solo a mezzo di attività di un tempo, quindi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, intercettazioni telefoniche, esame di numerosi testi e presuppone il tutto, tutta questa serie di attività presuppone una conoscenza particolareggiata del territorio. L'indagine è stata avviata, come ho appena detto, da circa un anno e direi che si è conclusa. Abbiamo ancora qualcos'altro da affinare, da perfezionare. Olio che poi di fatto veniva rivenduto, intanto dove andava? È una raffineria, è stato Ok. recuperato circa un quantitativo pari a 97.000 kg di olio vergine di oliva lampante, era destinato al mercato italiano ed europeo. Ecco, ma il gruppo è italiano, il gruppo dei malviventi? Il gruppo italiano, provenienza provincia di Brindisi, quindi sono pugliesi, l'età 30-40 anni, sono tre soggetti. Ecco, voglio dire, l'operazione che loro hanno condotto per rubare non è una cosa semplice perché saranno arrivati con dei camion, È suppongo. una sorta, io la definisco un'organizzazione, l'opera, l'attività delittuosa è stata sicuramente studiata a tavolino e sicuramente oggetto di grande attenzione e valutazione anche da parte dei delinquenti. Un'ultima battuta, la catena di comando immagino abbia interessato partire da Campello fino al comando di Via Ruggia. Esattamente, c'è voluta, come dire, una sorta, abbiamo creato un team per poter lavorare in sintonia, perché il territorio interessato, come ben abbiamo detto, non riguardava solo l'Umbria, ma anche il territorio nazionale. Quindi Campello, Spoleto e Perugia di fatto. Perugia e quindi Puglia e anche E territorio poi il nazionale. territorio nazionale.